Perché ho avuto anche la sensibilità per accogliere questo progetto che sto portando avanti da poco tempo in realtà. Io ho un mio amico carissimo che si chiama Alberto Giannini, che opera a Livorno con la disabilità da 20 anni e fa teatro con persone disabili. E quando 5 anni fa ho visto per l'ennesima volta un suo spettacolo di fine anno, mi sono proprio appassionato. E quindi abbiamo creato insieme un progetto che si chiama Up and Down, dove io paleso al pubblico la mia volontà di mostrare tutte le mie abilità nello spettacolo, ed è un varietà comico in cui in realtà persone disabili dimostrano di essere molto più abili di me in vari quadri dello spettacolo, siano essi recitazione, canto, danza, eccetera eccetera. E quindi l'occasione cos'è? L'occasione di dimostrare che il teatro, a differenza a volte della realtà, è un luogo dove una disabilità, un'anomalia, se io ci butto una luce addosso, diventa una risorsa, cioè diventa un'occasione. Il teatro non ci crede, cioè come dire, non ci chiede quello che nella banalità di un certo tipo di socialità dice siamo tutti uguali, no. Se c'è una cosa che veramente ci accomuna è la diversità, siamo tutti straordinariamente diversi, siamo diversi per collocazione, il teatro è molto meglio della vita oltre che essere la sua nemesi a volte, cioè esiste che se una persona sta su un palco diventa un attore e quest'attore non è più interessato, cioè il teatro non gli interessa se quest'attore è sulla carrozzina o è non vedente o è down, anzi diventa un'abilità anche quella. Cioè, per un certo aspetto le persone con sindrome di Down hanno una capacità e una caratteristica straordinaria, sono attori della commedia dell'arte insiti in loro ed è un'occasione anche per riflettere su quanto siamo tutti noi abili o disabili ad accogliere la felicità, ad accogliere la leggerezza, ad accogliere la vita e di quanto forse anche chi frequenta persone con sindrome di Down sa che questa sindrome è paradossale, cioè queste persone sono molto più up di tante persone in down che io ho incontrato da stamattina uscendo di casa e frequentando persone che sono veramente in down, cioè sono molto incazzate. Le persone con sindrome di Down hanno una sorta di confidenza con la vita che a me interessa, cioè è un modo di vedere la vita come un'opportunità, un modo di vedere la vita come un'occasione. E ringrazio il Teatro Brancaccio, insomma, mancavo da 2 stagioni e mi fa piacere tornare con questo spettacolo che non è un semplice spettacolo, è un happening, è un evento. Non siamo riproducibili, per tanti motivi non riusciamo ad avere una grossa tenitura, faremo 2 date, il 6 e il 26 novembre, però questa cosa mi fa piacere anche soprattutto nei ragazzi, io so che qui a Roma molto spesso c'è, ah, ma fino a quando stai? Stiamo 2 giorni, che non siamo come Netflix, che siamo on demand, però sono 5 ragazzi con sindrome di Down, un ragazzo su una carrozzina e un ragazzo autistico, ed è la dimostrazione ancora una volta di quanto il teatro possa essere paideutico e straordinario. Io... Sarà il più bello spettacolo della stagione. Come dice? Sarà il più bello spettacolo della stagione. È la lusinga che non so, che spero di verità. Come so, io lo dico. Grazie, lo dico. E lo dice uno che ha 92 anni. Perché il teatro fa questi miracoli. È vero, è una forma resiliente, insomma, voi vedrete i ragazzi, vedrete poi gli attori che alla fine dello spettacolo escono con la penna per fare gli autografi, e, insomma, è una grande occasione, fra l'altro il 26 novembre è il mio compleanno, io farò 40 anni in questo teatro, ci tengo particolarmente perché sono 40 anni proprio di up and down, e quindi è uno spettacolo a cui tengo, non rubo spazio agli altri. Vi dico soltanto che mi ha insegnato molto ed è uno spettacolo che mi piacerebbe tantissimo che coinvolgesse anche i ragazzi. Io, insomma, oggi siamo veramente tutti contaminati da un'area social. Io non so se tra 300 anni ci sarà ancora Facebook. Il teatro ci sarà di sicuro. Grazie a tutti. Grazie Paolo.